Tanti bambini alla giornata conclusiva del progetto Icaro, dedicato alla diffusione della sicurezza stradale tra i più piccoli. Gli alunni della scuola Don Milani di Sant'Anna, nel piazzale della sede della Polizia Stradale di Lucca, hanno messo in pratica quanto imparato durante le ultime settimane nel corso di speciali lezioni in aula. Quest'anno il progetto era supportato dalla Fondazione Via Regina Il Sorriso di Elisa. Questa fondazione nasce in nome di mia figlia a seguito della scomparsa di un incidente stradale avvenuto l'8 giugno di 2 anni fa. Noi lavoriamo nelle scuole e cerchiamo di fare formazione e prevenzione per tutto quello che riguarda l'educazione stradale. Sono 2 anni che lavoriamo appunto su Viareggio e su Lucca in collaborazione con la Polizia Stradale e con un'equipe di attori e psicologi e cerchiamo di portare a conoscenza, ragazzi, di quello che è importante nella vita, l'attenzione, la scelta e soprattutto l'educazione. Questa mattina i bambini della scuola Don Milani, le due classi quarte, dopo diversi incontri che abbiamo fatto nelle aule a livello teorico, stamattina hanno la possibilità sul percorso qui presso la nostra caserma di mettere in atto un po', insomma, le regole che gli abbiamo spiegato in questi vari incontri. E lo scopo nostro è la prevenzione, cioè di educare già dai bimbi dalla giovane età, perché poi saranno i futuri conducenti del domani, nel pieno rispetto delle regole. Rispetto delle regole, l'importanza del rispetto delle regole ed evitare quei comportamenti pericolosi che spesso sono la causa degli incidenti stradali.